Ciao a tutti da Vittorio, video importante perché, ciao a tutti da Vittorio, un altro video perché oggi è uscita una notizia direi clamorosa, perché secondo alcuni siti Mattias Vecino era vicinissimo al Galatasaray, addirittura qualche sito da Lazio diceva che era in programma delle visite mediche per l'uruguaiano che doveva andare al Galatasaray e lasciare la Lazio. Una notizia che onestamente mi ha sorpreso tantissimo, per vari punti di vista che vi dirò in questo video. Primo, bisogna fare una considerazione. Ovvio che con l'arrivo di Camada, Guendouzi, Rovella, Vecino è scivolato indietro nelle gerarchie. Se lo scorso anno Vecino era la prima opzione o in alcuni casi anche il titolare in alcune partite, pensate a Napoli-Lazio dello scorso anno, quest'anno abbiamo visto come Vecino è sceso di considerazione. E con nella partita del Napoli, con l'arrivo di Guendouzi, è entrato il francese e non Mattias Vecino. Questo inevitabilmente non deve far piacere all'uruguaio che era venuto alla Lazio soprattutto perché sapeva che qua poteva giocare in una squadra che lottava per il vertice. Ovvio che il minutaggio quest'anno rischia di ridursi drasticamente e questo potrebbe non far felice Vecino. E proprio da questa considerazione, secondo me, è uscita questa notizia di Vecino ceduto al Galatasaray. Sembra che dai media turchi sia uscita questa notizia nei giorni scorsi e solamente oggi sia stata ripresa dai siti italiani. E ripeto, addirittura qualcuno diceva che Vecino era fatta, addirittura che era fissata per oggi le visite mediche di Vecino al Galatasaray. Per fortuna non è così. Come è stato poi spiegato, Vecino è stato un'idea, ma usando il passato, di settimana scorsa, perché Gala stava cercando un centrocampista ed è uscito fuori il nome di Mattias Vecino. In realtà Gala ci ha pensato, ma la Lazio avrebbe detto di no. E questa è una cosa importantissima, perché è vero, come detto in apertura, la Lazio adesso ha una ampia scelta a centrocampo, perché sono arrivati Guendouzi, Camada, Rovella, hai anche Basic, insomma la Lazio ha tante opzioni a centrocampo e quindi Vecino rischia di giocare di meno. Ma è anche vero che il campionato è lungo, c'è la Champions League, insomma gli impegni sono tantissimi, cedere Vecino adesso col calciomercato un'entrata chiuso e quindi significa che tu lo cedi senza prendere nessuno in cambio. Ecco, mi sembrerebbe un'operazione poco strategica da parte della Lazio. Prima di rafforzi e poi ne vendi uno per di nuovo indebolirti, perché il numero è importante. Sicuramente Guendouzi, Camada sono davanti a Vecino, ma in una stagione lunga, in partite complicate come quelle di Champions, secondo me l'esperienza di Vecino può tornare utile, quindi non sarei sorpreso se in alcune partite addirittura Vecino partisse titolare o se in altre entrasse prima di altri giocatori. E soprattutto dopo il lavoro fatto a centrocampo, cedere Vecino adesso sarebbe una stupidaggine. Uno, perché economicamente si parlava di un introito di 3,5 milioni, quindi non, capite, non sono 20 milioni che dici mi cambiano il bilancio, 3,5 milioni non servono, tra virgolette, alla Lazio, e quindi sarebbe un'operazione che dal punto di vista economico servirebbe a poco, ma dal punto di vista tecnico danneggerebbe la squadra in modo importante. Ripeto, Vecino non è più un giocatore importantissimo per la Lazio, ma è sempre lì nella rosa e averlo a disposizione è sicuramente un vantaggio. E infatti il Gala aveva provato a sondare il terreno, ma la Lazio avrebbe detto di no. La notizia importante non è solo che la Lazio avrebbe detto di no, ma Vecino, dopo aver parlato con Sarri, avrebbe chiuso ogni opzione. Vecino ha parlato con Sarri, gli ha detto che sarà utilizzato, che è un giocatore comunque utile alla Lazio, e Vecino, rassicurato da queste parole, ha deciso di restare alla Lazio. Secondo me è una decisione giusta perché, ripeto, sono contentissimo dell'arrivo di Guendouzi, di Camada, eccetera, però più siamo meglio è, soprattutto perché Vecino ha esperienza, è un giocatore che può essere utile da tanti punti di vista perché ti può giocare anche mediano davanti alla difesa, ha esperienza, è comunque un giocatore valido. Il fatto che non sia la prima opzione mi piace tantissimo perché Vecino è un buon giocatore ma in calo, e quindi avere comunque Vecino come seconda terza opzione secondo me è molto vantaggiosa. Il fatto poi che anche Basic abbia detto di no ad alcune cessioni fa sì che a centrocampo la Lazio abbia tantissime opzioni. Adesso non so quanto giocheranno tutti, però ripeto, la Lazio ha tanti impegni,
considerando che adesso con la pausa nazionale Kamada andrà in Giappone e chissà quando tornerà, immagino che la prossima partita Kamada, che è contro la Juve, non ce lo dimentichiamo, Kamada rischia seriamente di non giocare, di non partire titolare, quindi capite che avere come opzione anche Vesino è sicuramente un'altra opzione molto valida. Per cui tranquilli, perché queste chiacchiere sono vecchie di una settimana, sono uscite solo oggi, non so perché, forse perché è una giornata tranquilla, ma Vesino e la Lazio hanno detto di no al Galatasaray, che è andato su altri obiettivi. E quindi Vesino resta alla Lazio, ripeto, è una decisione intelligente, Vesino non sposterà gli equilibri, ma averlo a disposizione è sicuramente un vantaggio per la Lazio. Questo è ovviamente il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivi un commento qua sotto e noi ci ritroviamo domani con altri video. Ciao!